Calcio d'inizio dell'ottavo di finale della Coppa del No Limit 7 Poron Pompero Cup. In campo in maglia bianca 57, dodicesima classificata nel girone del lunedì, contro lo Sfiga Lasticos. Occhio a Formicola che sfiora i gol. Il risultato in questo momento di 2-2, la doppietta di Battiloro per Sfiga Lasticos e le reti di Di Bernardo e Spagnuolo per 57. Partita dai ritmi blandi, due squadre tecnicamente non fortissime. Casca Claudio, occhio ai Rollo, che due capitani che lottano. Di Rollo, rimessa laterale, 57 con qualche wild card stasera, formazione rimaneggiatissima quella dei biancorossi. Rimessa laterale per i bianchi, c'è un cross alto, infatti loro controlla, lascia scorrere in fallo laterale. Salloni neri che riprendono il gioco, palla a Formicola che supera il centrocampo, chiede l'1-2 Ubaldi, la palla però si spegne sul fondo. Riprende il gioco D'Angelo, caso di parità, calci di rigore, ma è ancora presto per dirlo, il secondo tempo è cominciato praticamente da un minuto e mezzo circa. Ancora 57 che cerca di impostare un'altra azione d'attacco, c'è Claudio Rollo sulla palla, palla adesso giocata con il portiere, vediamo un po', lancio lungo per il capitano che cerca uno stop improbabile di testa. Claudio recupera, gioca per Ubaldi che subisce sicuramente fallo. Calcio di punizione per Sfiga Lasticos. Claudio lo gioca rapidamente ma De Bernardo riesce a fermare l'azione d'attacco, ma c'è fallo, De Bernardo ha fatto fallo. Calcio di punizione, il sinistro di Cianci. Occhio al sinistro di Cianci, pericolosissimo, numero 11, difensore dei gialloneri. D'Angelo sistema la barriera, i Rollo e De Bernardo, occhio, parte sinistro, ci mette il piede da De Bernardo, la palla va in calcio d'angolo. La Coppa del No Limit 7 che incredibilmente vede impegnati anche i New Holland, dominatori praticamente il girone del mercoledì, ma usciti clamorosamente negli ottavi di finale dei playoff, e quindi si giocheranno il contentino della Coppa. Occhio Baldi che cerca uno slalom, ma D'Angelo si butta anticipando Formicola, pericolo per il 57. Gaudio conquista una rimessa laterale, Baldi che ci mette la punta, è un flipper. Cianci, tocca con Battiloro, Ubaldi che finta, la palla arriva a Gaudio, mancino, ma il Rollo lo anticipa e mette in fallo laterale. Rimessa laterale per gli Sfiga Lasticos, Battiloro che gioca per Ubaldi che supera un avversario, non un secondo, la palla comunque va in calcio d'angolo, calcio d'angolo per gli Sfiga Lasticos. Sempre 2-2 il punteggio. Lancio lungo del portiere, occhio a contropiede, siamo 3 contro 2 per 57 che spara, ma Montefusco si oppone col piede. Chiudiamo la cronaca e vi rimandiamo al sito per sapere il risultato finale della partita, che per il momento ripetiamo è sul 2-2, c'è un fallo di mano.